Bene, sempre con Pitagora ero rimasto al capitolo in cui si spiega il principio base dei pitagorici, no? E come concepivano tale principio. In ogni caso, ero rimasto a questa frase. In ogni caso, è ben chiaro il processo attraverso cui essi arrivarono a porre il numero come il principio di tutte le cose. Ma il lettore moderno ben difficilmente potrebbe comprendere il senso di questa affermazione dei pitagorici se non si spogliasse della propria mentalità e non cercasse di recuperare il senso originario e la rappresentazione arcaica del numero. Per noi il numero è frutto delle operazioni della nostra mente, è frutto di astrazione e quindi è un ente di ragione. Viceversa, per l'antico modo di pensare, e tale modo di pensare sarà corretto solo da Aristotele, il numero è una cosa reale, anzi la più reale delle cose e proprio come tale può essere principio costitutivo delle altre cose. Allora, vediamo che qui viene affermato quello che avevo detto la volta precedente, cioè che quando i pitagorici dicevano che il numero è il principio di tutte le cose, non intendevano un principio astratto, altrimenti non avrebbe potuto essere principio di tutte le cose. Per loro il numero è una cosa reale, è una cosa che si vede. Cioè loro non avevano il concetto di matematica come di una serie di astrazioni, ma invece come di leggi di natura che l'uomo può capire e individuare. Cioè c'è una differenza fondamentale fra la mentalità dell'antico ellenico e dell'antico pitagorico, dei filosofi antichi, come ho detto, che consideravano tutto in modo più materiale, non avevano il senso, il concetto di spirituale o di astratto, di ciò che è puramente mentale, psicologico o interiore, no? Distinto da ciò che invece è fisico, materiale, reale, tangibile. Questa differenza di concetti non ce l'avevano. E quindi, ma non solo loro, e gli altri popoli ancora più di loro, perché i greci cominciavano a distinguere, a fare gli opportuni distinguo con i concetti, hanno cominciato con la filosofia e poi la filosofia, soprattutto attraverso Platone, ha cominciato a distinguere, e poi anche Aristotele, a distinguere fra fisico e metafisico, fra materiale e spirituale, fra concreto e astratto, no? Prima e al di fuori di questo non c'è niente, non c'è niente. Quindi è inutile voler attribuire concetti nostri agli antichi, no? Come fanno certuni che prendono i testi antichi, li leggono così come sono scritti, no? E li interpretano dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei moderni, non dal punto di vista degli antichi, che è un punto di vista diverso. Questo perché o perché sono ignoranti o perché sfruttano l'ignoranza della gente, no? Questo non mi stancherò mai di ripeterlo perché adesso noi vediamo che è in corso proprio una forma di volgarizzazione, cioè di rozzazione, possiamo rottamazione della cultura, no? Ridotta a una serie di rottami, per cui non si riesce più a capire il vero senso della criticità del pensiero, no? Il pensiero critico che dice, che pone dei problemi, dice, ma un momento, vi viene detto così, ma siamo sicuri che intendevano dire quello che sembra voler essere detto, no? Critichiamo, esaminiamo, andiamo a fondo. No, adesso si vuole restare solo in superficie e quindi rimanere superficiali. Dunque, chiedersi se il numero,
pitagorico sia il principio materiale, oppure il principio formale delle cose, come ha fatto per primo Aristotele e poi molti moderni con lui, significa introdurre categorie posteriori, materia e forma, e inevitabilmente falsare l'ancora arcaica prospettiva dei pitagorici, no? Qui Giovanni Reale fa un salto che ovviamente possono capire solo gli addetti ai lavori. Qui, ecco, questo è un brano un po' infelice perché non spiega qual è la distinzione fra materia e forma. Cioè, Aristotele aveva un concetto ilemorfico della realtà, no? Cioè pensava che tutto ciò che esiste è composto, perlomeno per quanto riguarda il mondo fisico, per quanto riguarda il mondo ultraterreno era un'altra cosa, per quanto riguarda il mondo fisico, tutto è composto da materia e forma, no? Materia è la sostanza concreta di cui sono fatte tutte le cose e che varia a seconda delle situazioni, no? E la forma, invece, è ciò che fa sì che una cosa fisica sia quello che è, cioè, per esempio, l'albero è fatto della stessa materia della terra, però c'è in lui l'eidos, la forma, che non è la forma esteriore, ma un'essenza presente nell'albero che fa sì che abbia tutte le caratteristiche dell'albero, interno e esterno, no? E di conseguenza anche il numero non è un principio materiale. Per Aristotele. Cioè, non è materia, è forma, è quello che dà la forma contribuisce a dare la forma alle cose, no? I principi matematici sono principi di forma, non di materia. E di conseguenza, lui era già arrivato a considerare la distinzione fra materiale e astratto, no? Anche se formale non significa propriamente astratto, no? Perché bisogna anche lì entrare nella logica, in una diversa logica, quella aristotelica, che non è la nostra. E dunque, però, appunto, dice, questa distinzione prima di Aristotele non c'era, cioè. Prima di Aristotele, il numero non era considerato un principio formale, cioè in certo modo astratto. Astratto, tra l'altro, non secondo il concetto nostro, ma secondo quello di Aristotele. La verità è che il numero è principio delle cose, così come lo erano l'acqua per Talete o l'aria per Anassimene. Cioè, principio integrale, usando categorie posteriori, dovremmo dire che è il principio materiale, il principio formale e il principio efficiente. Perciò dice correttamente lo Zeller. E questa è una maniera di concepire che a noi fa un'impressione abbastanza strana. Perché, cioè, quando ci caliamo in una mentalità, cioè, per esempio, se noi provassimo a calarci nella mentalità dell'uomo primitivo, cioè del membro di una cosiddetta tribù primitiva, no? E cercare di vedere la realtà come una serie di forze magiche sconosciute e personali, dotate di una loro volontà con le quali bisogna continuamente entrare in rapporto e evitare di farle arrabbiare, cioè sarebbe un modo molto strano per noi di concepire, non ci riusciremmo, no? Perché per noi ormai siamo abituati a vedere la realtà come una serie di oggetti. Una serie di oggetti manovrabili. Dunque, ma se riflettiamo quale impressione doveva fare la prima scoperta di una regolarità matematica profonda e invariabile nei fenomeni, sopra uno spirito sensibile per queste cose, allora potremmo comprendere come il numero sia stato venerato quale causa di ogni ordine e di ogni determinazione, quale fondamento di ogni conoscenza. Quale potenza divina signoreggiante il mondo? Cioè, a un certo punto i pitagorici hanno considerato il numero come la potenza divina che sta in ogni cosa.
E come quindi esso sia stato ipostatizzato in funzione di sostanza di tutte le cose. Ipostatizzare è un termine, è un verbo tipicamente filosofico che significa rendere sostanziale, no? Cioè, ipostatizzare è rendere sostanza una cosa che prima era semplicemente astratta, noi volerla considerare come una sostanza, magari non fisica, magari metafisica, una sostanza in se stessa, no? Cioè come per esempio certe divinità, che so, la vittoria, no, per noi la vittoria è un concetto astratto, per gli antichi la vittoria diventava una divinità, no? Che ti concedeva le vittorie, quindi arrivavano a una ipostatizzazione della vittoria, considerata quasi come un, cioè, senza quasi, considerata un'entità personale, divina. Dunque, e come quindi, in funzione di sostanza di tutte le cose, da un pensiero che in generale era abituato a muoversi non tanto sul terreno dei concetti astratti, quanto su quello delle intuizioni sensibili. Appunto, il pensiero, siccome non conosceva l'astrazione, e qua, anche quando era astratto, non sapeva di esserlo, ma pensava soprattutto. Partiva soprattutto dal dato sensibile, anche se poi stava cominciando a capire che dei sensi non bisognava fidarsi del tutto, che bisognava andare al di là di esso, perché già Eraclito aveva detto: non bisogna fidarsi dei sensi. I sensi ci dicono che il mondo è mutevole, è solo l'intelletto, confusamente capivano, è l'intelletto, il logos, ci parla in altro modo e ci fa vedere la legge eterna che sta dietro al mutamento. 2. Gli elementi del numero, l'opposizione fondamentale e l'armonia, cioè questo numero poi. Allora va bene, abbiamo detto che è il principio di tutte le cose, è qualcosa di fisico, ma quali altri caratteri ha? Perché il numero, cioè i numeri in realtà sono tanti, no? È questa forza che rende numerabile tutte le cose. Cos'è sostanzialmente? Il passo aristotelico che sopra abbiamo letto non dice solo che i numeri in genere sono il principio delle cose, ma più puntualmente specifica che gli elementi dei numeri sono gli elementi di tutte le cose. Cioè il numero ha degli elementi suoi, no? Il che significa che i numeri in quanto tali non sono il primum assoluto, ma che essi stessi derivano da ulteriori elementi o principi, cioè c'è qualcosa di ancora più fondamentale dentro il numero. Ci sono dei due principali elementi che componendosi formano il numero che a sua volta forma tutte le cose. Che cosa sono questi elementi o principi? Intanto i numeri sono tutti raggruppabili in due specie. Pari e dispari, tranne l'uno che fa eccezione, in quanto è capace di generare sia il pari che il dispari. Aggiungendo l'uno ad un numero pari si genera il dispari, mentre aggiungendo l'uno ad un dispari si genera il pari, il che dimostra che l'uno reca in sé la capacità generativa e di pari e di dispari e perciò partecipa di ambedue le nature. Cioè, siccome l'uno di per sé, secondo i pitagorici, se si aggiunge, dice, se si aggiunge al pari, il numero diventa dispari, se si aggiunge al dispari diventa pari. Però, cioè, non so se appunto questo, credo che valga per tutti i numeri dispari, cioè due dispari danno un pari, un dispari e un pari danno, un dispari e un pari danno dispari, insomma, cioè, sinceramente sembra una cosa un po' tirata, ecco, un po' tirata per i capelli. E poiché, come sappiamo, ciascuna cosa è riducibile ad un numero, ciascuna cosa è espressione di numero pari o di numero dispari, no? Qui, cioè, uno dice, ma
questa divisione fra pari e dispari a che cosa vorrebbe portare? No? Cioè, vabbè, sono di due specie diverse i numeri, ma dov'è che sta l'importanza di questo? Vedremo un po' adesso perché. Il numero ha due specie peculiari, cioè dice Filolao, il primo appunto pitagorico che ha cominciato a rivelare la dottrina pitagorica. Il numero ha due specie peculiari, il dispari e il pari. Terza, risultante da queste due mescolate, è il parimpari, no? Che è tutto l'insieme dei numeri. Ci sono molte forme di pari e di dispari e ciascuna cosa intrinsecamente le rivela. Ma il pari e il dispari non sono ancora gli elementi ultimi. Filolao, esprimendo o portando a compimento una concezione che doveva già essere propria del primo pitagorismo, se non di Pitagora medesimo, ci parla espressamente dell'illimitato o interminato o infinito e di limite o limitante o terminante come di principi supremi di tutte le cose, no? Cioè finito e infinito. Perché appunto quando ci troviamo a parlare a parlare di numeri, di tutte le loro variabili, tutti i modi in cui è possibile concepire un numero, no? Cioè non solo numeri interi, ma anche che sono i numeri periodici, gli altri numeri che poi verranno scoperti, che non erano ancora stati scoperti ai tempi di Pitagora, dei pitagorici, ma scoperti dopo, cioè il concetto di finito e di infinito intrecciandosi insieme, no, formano la matematica, sono due concetti basilari. Tutte le cose sono necessariamente o limitanti o illimitate, o insieme limitanti e illimitate, no? Cioè ci sono cose che sono finite, cose che sono infinite e cose che sono da un lato finite e dall'altro infinite. Solamente cose, uno può pensare, dice, ma cosa significa questo? Perché normalmente noi pensiamo all'infinito come qualcosa d'altro, no? Cioè qualcosa che sta oltre il mondo, no? Infinito è Dio, infinito è l'universo, no? Cioè uno un po' normalmente non pensa che l'infinito invece magari può essere nelle cose che vediamo tutti i giorni o addirittura dentro di noi stessi, no? Ma in realtà se uno ci riflette bene, cioè per esempio l'infinitamente piccolo, fin quando si può giungere nel piccolo? Perché se pensi che esista la cosa più piccola di tutte, puoi pensare che ce ne sia una anche più piccola, no? Cioè, per esempio. Oppure da quante prospettive può essere visto un oggetto? Prospettive tridimensionali infinite, non le puoi quantificare. Solamente cose limitate oppure solamente cose limitanti non potrebbero esserci, cioè non potrebbero esistere solo cose infinite e non potrebbe, senza limiti e non potrebbero esistere cose che hanno soltanto dei limiti oltre i quali non si può andare, no? Cioè la realtà è composta da finito e infinito assieme, in sintesi. Poiché dunque risulta chiaro che le cose che sono non possono essere costituite né solamente di elementi limitanti né solamente di elementi illimitati, è evidente che l'universo e le cose che sono in esso sono costituite dall'accordo di elementi limitanti e di elementi illimitati. Ora, questo accordo di elementi limitati e di elementi limitanti è appunto il numero, così che gli elementi ultimi da cui risultano i numeri sono l'illimitato e il limitante. E poiché a sua volta il numero costituisce ciascuna delle cose che sono, funge esso stesso da principio determinante e quindi limitante, no? Cioè cos'è il numero? La misura. Cos'è la misura? È il limite. Cioè voi stabilendo una misura ponete un limite alle cose. Numerare, limitare le cose è la stessa cosa. Misurare, limitare le cose è la stessa cosa. Da qui a qui e non oltre, no? Cioè, se noi pensiamo a tutti i processi di categorizzazione, di numerazione, di misurazione, sono un processo di limitazione delle cose, da qui a qui, non oltre, no? E
Cosa sono le rose? Sono dei fiori. Che tipo di fiori? Adesso non lo so, la famiglia stabilisce che aspetto hanno, che colori possono avere, quali non possono avere, cioè tutto un discorso di limitazione del concetto, no? L'idea tanto più è limitata, contornata, e più è chiara. E qui devo chiudere, purtroppo. Arrivederci.